Registriamo con favore il fatto che il Movimento 5 Stelle è finalmente disponibile a sedersi al tavolo dopo della trattativa e del confronto, dopo aver passato un anno in Parlamento a escludere ogni tipo di confronto impegnato per affrontare le questioni che riguardano il Paese ed essere protagonista nel processo di riforma. Noi siamo interessati a una legge elettorale che stabilisca il giorno stesso delle elezioni chi vince e chi perde, che garantisca la governabilità, e quindi una legge elettorale che non corrisponda a questi obiettivi io credo non vada negli interessi degli italiani. Dopodiché vediamo insomma il confronto come si svilupperà nei prossimi giorni. Non anticiperei esiti di un confronto che deve ancora iniziare. Diciamo un punto però di partenza comune su cui insomma concordate ci può essere, lei ha visto la loro proposta? Ma quella proposta è rigidamente proporzionalistica e quindi insomma a mio parere non risponde alle esigenze di governabilità, che sono le esigenze che una legge elettorale insieme alla rappresentanza dovrebbe porre. Lo streaming con i 5 Stelle ci sarà entro questa settimana o i tempi sono più lunghi secondo lei? Innanzitutto vediamo quando ci sarà l'incontro, poi se sarà in streaming, insomma noi abbiamo detto che siamo interessati, però non credo che sia questo l'elemento essenziale. L'elemento essenziale è tradurre. Lo streaming non è fondamentale per voi? No, l'elemento essenziale è tradurre questa disponibilità al confronto e a realizzare il confronto stesso. Dopodiché noi vogliamo che il confronto sia trasparente, sia conosciuto dai cittadini, anche perché non siamo interessati ai giochini, siamo interessati a risolvere se possibile i problemi degli italiani e a dare questa spinta all'innovazione del paese anche sotto il profilo del suo sistema istituzionale. Senta, qui a 50 metri c'è lo studio di Casaleggio, non so se avvisato la sua presenza qui vi siete già sentiti? No, assolutamente, non lo sapevo neanche che fosse qua, nella verità, e vado avanti a vivere tranquillamente adesso che lo so. Grazie.